Buongiorno, sono Emanuele Balbo, sono un investigatore privato e ovviamente ringrazio voi per questa grande opportunità, questa opportunità di parlare di una tematica così tanto attuale quanto crudele purtroppo, che è la violenza sulle donne. E, mio compito oggi è quello di analizzare non tanto sotto l'aspetto, diciamo, normativo. Sappiamo tutti, insomma, che il legislatore oggi con il codice rosso ha, diciamo, di fatto cercato di arginare un po' questo fenomeno, ma considerato gli ultimi eventi, i fatti di cronaca che ogni giorno ci troviamo ad affrontare, sembrerebbe che questo effetto non abbia centrato il suo obiettivo. Troppo poco è stato fatto e secondo me c'è ancora tanto, tanto e molto da fare sotto anche l'aspetto civico, familiare, scolastico e più in generale sociale, oltre che quello normativo. E io non mi addentro appunto in questo aspetto, ma andrò ad analizzare gli aspetti di questa, diciamo, problematica sotto, scuso, intanto io mi scuso, ma devo anche lavorare perché cercherò di aiutarmi e aiutare tutti voi con delle slide per farvi capire meglio di cosa stiamo parlando e di cosa andremo a parlare, insomma, e a presentare. Questo è frutto ovviamente del mio lavoro da investigatore privato, ma anche con il confronto di altri soggetti che si trovano ogni giorno ad affrontare questa tematica, tipo psicoterapeuti, psichiatri, medici legali, magistrati, assistenti sociali e quant'altro. Allora andremo a verificare i segnali, gli indicatori e gli atteggiamenti e i consigli utili appunto per affrontare questa tematica. Ci sono diversi segnali, un po' forse se ci pensiamo un attimo, li abbiamo visti anche nel nostro quotidiano, magari nei nostri vicini. Allora, io partirei innanzitutto con un primo aspetto: l'uomo violento inizia ad esserlo sotto un profilo, diciamo, psicologico e verbale. Non è subito violento, diciamo, fisico, ma quando si approccia alla vittima lo fa in primis con una violenza di tipo verbale e di tipo psicologico. Poi riscontriamo nell'uomo violento che è molto geloso, è un uomo possessivo, diciamo che morboso. Ecco, queste sono caratteristiche che riscontriamo in tutti quei fatti di femminicidio nel soggetto appunto attaccante, nell'uomo che appunto commette questo reato. Un altro aspetto che abbiamo riscontrato e che riscontriamo è che è un uomo particolarmente aggressivo ed è molto irascibile. Questo appunto lo si riscontra quotidianamente anche nei fatti che ci troviamo ad affrontare. Un uomo violento spesso e volentieri fa uso di alcol e usa droghe. Ecco, questo è una delle caratteristiche che quasi sempre troviamo in questi particolari soggetti. Una cosa che può sembrare paradossale, ma non lo è che generalmente l'uomo violento è prima vittima. Di solito, appunto, io quando mi incontro con le vittime o con i familiari delle vittime stesse, la prima cosa mi racconto è che inizia sempre con un certo vittimismo: ma tu non mi capisci, ma io non sono compreso, i tuoi non mi comprendono, io sono sempre stato un bravo uomo, ho sempre mantenuto la famiglia, sono stato un buon padre. Queste sono frequenti, sono
scusanti che troviamo in tutti, sempre, in quasi tutti gli uomini violenti, che prima parte appunto essendo vittima, come voler nascondere la sua aggressività, appunto, si fa passare da vittima. È un uomo sì, insicuro, è un uomo insicuro, questo sì, e poi soprattutto paranoico. Lo riscontriamo spesso e volentieri, una certa schizofrenia e paranoica in questi soggetti, per cui è un uomo che spesso sminuisce la propria partner proprio per tenerla legata a sé, gli fa terra bruciata attorno, mette contro tutti gli amici, le amiche, ma ti vogliono male, vedi, parlano male di me, io ti voglio bene, i tuoi genitori non mi possono vedere, ma sono loro che non... Poi, l'avvittimismo che parlavamo prima. Quindi cerca appunto di creare terra bruciata attorno alla propria partner e si arriva anche, spesso volentieri, vediamo a... E farla licenziare dal posto di lavoro, ma ci penso io, tu non ti devi preoccupare, ti devi preoccupare della casa, dei figli. Perché? Perché poi se una donna perde l'autonomia finanziaria è ancora più succube dell'uomo, per cui diciamo si trova in difficoltà, ma se lo lascio, se vado via dove vado, i miei genitori non mi possono più vedere perché magari ci sono stati delle diatribe. Appunto, per l'obiettivo che l'uomo Brugger mette spesso volentieri contro i genitori. Quindi la difficoltà anche di trovare delle soluzioni e soprattutto la violenza fisica. Quando si arriva alla violenza fisica è sicuramente indubbiamente un segnale grave, per cui dalla violenza verbale passa alla violenza fisica, a questo punto si ha la certezza appunto che si ha a che fare con un uomo violento. Allora, a questo punto, un po' rifacendomi a quello che prevede il 192 del codice di procedura penale, che dice che un indizio è un indizio, due indizi potrebbe essere una coincidenza e tre indizi invece fanno la prova. Quindi i segnali ci sono e spesso le donne le rifiutano a vederli perché li giustificano, arrivando quasi sempre ad autocolpevolizzarsi. Allora, riprendendo appunto quello che dicevo prima, un segnale, due segnali sono una coincidenza, tre segnali fanno la prova. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se un uomo è geloso, vabbè, lo è, ma non è sinonimo di violenza. Però se alla gelosia, alla possessività si aggiunge l'aggressività, l'irascibilità, beh, a questo punto sono due segnali, possono essere sì una coincidenza, ma un campanello d'allarme dovremmo anche pensarci. Se poi a questi due segnali si aggiunge un ulteriore segnale, tipo la violenza fisica o la violenza verbale, psicologica, quindi a questo punto tre segnali, ci si deve proprio porre il problema che si ha a che fare con un uomo violento e per cui prendere e mettere in atto tutte le misure di sicurezza. Esistono però degli indicatori per capire se una donna subisce violenza e sono principalmente di tre tipi. Uno di tipo psicologico, quindi quando una donna comincia ad avere paura, stati d'ansia, stress, attacchi di panico, depressione, una perdita di autostima, l'agitazione, un'autocolpevolizzazione, l'abbiamo vista prima. Ecco, questi sono segnali, indicatori di tipo psicologici che chi vive vicino, frequenta questa donna, dovrebbe accorgersi che c'è qualcosa che non quadra. Poi c'è un indicatore tipo comportamentale. Troviamo spesso che queste donne cominciano a fare ritardi al lavoro o addirittura assenze dal lavoro. Fanno degli racconti incongruenti, soprattutto quando hanno lividi o ferite, e quindi raccontano fatti che chiaramente, palesemente, sono frutto di una fantasia, non tanto della realtà. E poi c'è l'isolamento sociale, l'abbiamo visto, la terra bruciata che gli si fa attorno, quindi si isola,
da tutti i rapporti di amicizia, dai parenti, dagli amici, dai fratelli, quindi si isola completamente, diventa proprio succube dello stalker o dell'attaccante o dell'uomo violento. Poi c'è quello prettamente fisico, che allora lì troviamo le contusioni, le bruciature, i lividi, tante volte. Appunto, mi ha spento la sigaretta sulle ginocchia, ma io poi a giustificarla, ma io gli avevo detto che non uscivo, invece sono andato a fare la spesa. Quindi la giustificare il fatto violento. Questi sono segnali che appunto devono portarci a farci capire, a comprendere che la donna è sottoposta a una violenza, i danni permanenti, senza contare gli aborti spontanei. Ora, non è che un aborto spontaneo ci dice che ha subito violenza, ma se l'abbiniamo alle contusioni, a delle fratture o a dei lividi, questo chiaramente ci può portare a pensare che anche l'aborto che subisce la donna sia il frutto e la conseguenza della violenza che ha subito. Poi i disordini alimentari, questa è un'altra situazione che troviamo come indicatore fisico di una donna che subisce la violenza. In primis, però, dovremmo un po' capire se la donna è sottoposta a violenza. Allora, come fare a capirlo? Allora, semplicemente, c'è solo un modo: chiederglielo direttamente. Ma subisci violenza? Noi abbiamo necessità, io vedo che quando le donne arrivano qui da noi, ma questo me lo dicono anche gli altri esperti, gli altri professionisti, e generalmente arrivano un po' chiuse, hanno paura di aprirsi e quindi noi chiedendo direttamente capiamo perché lei intuisce che noi abbiamo capito e chiedono direttamente. Ma subisci violenza. Generalmente, insomma, più delle volte annuisce sempre, dice sì, io subisco violenza, perché non vede l'ora appunto di raccontare questo. Quale atteggiamento assumere? Certo. Allora, innanzitutto l'ascolto. È importante ascoltare la donna che subisce, lasciarla parlare, senza interromperla, senza farle domande in quel momento. Cioè, più lei parla, più lei si racconta, più si apre. Quindi è fondamentale. È di primaria importanza farla parlare, che quando comincia a raccontare di non interromperla, perché appunto la continua interruzione la porta un po' a richiudersi, quindi è meglio non interrompere, lasciarla liberamente a raccontare i suoi racconti. Magari annuendo, rassicurandola che quello che lei sta raccontando, tu la stai ascoltando e gli stai credendo soprattutto. Quindi questo è importante per una donna che subisce violenza. Dille che non c'è nessuna giustificazione alla violenza, l'ho detto prima, molte volte giustifica gli atti di violenza che subisce, in caso lo spegnimento della sigaretta sulle ginocchia, anche lì me l'ha raccontato, è subito a giustificarlo. Sì, ma io gli avevo detto che non sarei uscita, poi invece sono uscita perché dovevo fare delle compere. Quindi, come dire che la violenza se l'era meritata. Falle delle domande. Come ad esempio da quanto tempo avviene questa violenza e soprattutto se in casa ci sono delle armi. Poi ecco una cosa, mai giudicare, è fondamentale questo. Normalmente quando una donna comincia a raccontare magari i genitori cominciano a dire ma te l'avevo detto, ma ti avevo detto che quell'uomo non era per te, ti avevo avvertito, ma tu hai fatto di testa tua. Ecco, questo è l'atteggiamento sbagliato, un atteggiamento che non bisogna assolutamente attuare perché la donna ha sempre paura del giudizio degli altri. È diciamo, la cosa che più la fa chiudere in se stessa e non parlare. Quindi, spesso il maltrattamento si associa, dicevamo prima, a un forte isolamento, questo l'abbiamo già detto prima, quindi il fare il terra bruciato attorno alla vittima è diciamo, l'arma primaria che usa l'uomo violento. E una cosa che riscontriamo sempre è,
soprattutto quando si è madri anche, è che appunto il ricatto che una subisce, ma se tu mi denunci, se tu chiedi la separazione, io ti faccio perdere i figli, tu non vedrai più i tuoi figli. E quindi questa è deleterio per una madre, per una donna in generale. È il ricatto, diciamo, che troviamo sempre, sempre, quando ci troviamo di fronte a queste situazioni. Quindi in questo caso bisogna aiutarla a farle capire che non è una cattiva madre, se cerca di proteggere i propri figli e che assistono a questa violenza possono essere anche destabilizzanti. Per cui farle capire che l'aiuto che lei sta chiedendo agli esperti, ma soprattutto poi nei posti più consoni, le associazioni che aiutano queste donne vittime di violenza, è la mossa giusta, è la cosa più giusta che può fare. E dobbiamo sempre sostenerle appunto nelle loro decisioni, anzi rimarcarle con forza. Ecco questo. E poi procurare il numero di un centro antiviolenza, darglielo, rassicurarla del fatto che lì troverà le risposte anche ai suoi dubbi, dove vado, cosa faccio. Ecco, noi abbiamo per fortuna delle ottime associazioni che si occupano di questa tematica e che sanno proteggere queste donne, i loro figli, mettendone in case anonime, garantendo loro magari anche un lavoro e quant'altro. Quindi questo è, diciamo, l'atteggiamento che tutti noi, ma anche i genitori, i figli, i fratelli, chiunque viene a conoscenza e a contatto, incrocia queste persone, devono fare per aiutare queste donne. Un primo consiglio utile è notiziare sempre gli amici, i parenti, dove si va. Quale strada intende percorrere, cioè non limitarsi solamente a dire vado via, no, vado con Antonio, vado con Giovanna, andiamo a trovare Antonio, andiamo a trovare Michela, cioè se non è lei che dà queste indicazioni, dobbiamo chiedergliele, soprattutto se incontra una persona che normalmente non fa parte della cerchia di amicizia solita, ma devo incontrare un amico nuovo, ecco, come si chiama? Nome, cognome. Hai un numero di telefono di questo ragazzo? Sì, farselo dare. Perché? Perché magari se non sei raggiungibile tu, possiamo chiamare lui, perché magari dobbiamo parlarti. Ecco, trovare mille, mille scuse, tra virgolette, per capire e per sapere più cose possibili. E questo ci faciliterà, nel caso di necessità, di cercarla, insomma, ecco. Poi una cosa sembrerà banale, ma il munirsi di un fischietto è un aggeggio talmente piccolo, talmente alla portata di tutti, facilmente trasportabile in borsa come in tasca, però è uno strumento che risulterà molto efficace in caso di necessità, perché mentre lo spray urticante potrebbe a volte, se non si è abili nell'utilizzo, essere controproducente e anzi farsi del male, perché appunto immaginatevi se spruzzo dello spray urticante controvento all'aperto, mi danneggio io e non danneggio l'attaccante o il molestatore. Ecco, mentre il fischietto sembra assurdo, ma fischiare attira sicuramente e incuriosisce la gente che c'è attorno. Tutti si girano, guardano. Per cui anche il molestatore o i molestatori o il violento che darà atto al suo intento si troverebbe impreparato a questa reazione, non è abituato a queste, e quindi molte volte è costretto anche alla fuga. Questo è accaduto in un caso a Rimini, dove una ragazza che era seguita da due molestatori ha attuato questo sistema e ha messo in fuga i due soggetti. E quindi è un piccolo accorgimento che mi sento di poter dare alle donne che magari solitamente escono anche da sole, magari sperando sempre di non doverlo utilizzare, però
e credo che sia molto molto efficace. Preferibile percorrere vie illuminate, magari affollate, a vie scure e non frequentate, anche se brevi. E quindi quando ci si muove bisognerebbe anche calcolare queste cose. Un'altra attenzione che mi sento di dover fare molta attenzione a considerare i dispositivi informatici tipo cellulare, tablet, computer in mani di soggetti volanti. Oggi, sappiamo tutti, è facile e accessibile acquistare Trojan, spyware o sistemi di clonazione in internet ed è altrettanto agevole l'inoculazione dei dispositivi. Ma dammi il cellulare, voglio vedere, devo fare delle prove col mio, capire un attimo che se funziona bene il mio cellulare. Quindi, si consegna un cellulare e magari in quell'occasione con un SMS, con un WhatsApp o con un'email inoculo nel cellulare della vittima un Trojan, così io riesco a avere possesso di tutte le sue informazioni. Ecco, questo bisognerebbe completamente evitarlo, insomma, cercare di evitarlo. Un'altra cosa che mi sento di dover dire alle donne che soprattutto intendono intraprendere un viaggio in una città che magari non conosce o anche all'estero, ecco, un po' come facciamo noi, investigatori, prima di andare a fare un'attività investigativa, andiamo a fare un sopralluogo, vedere i luoghi per capire un attimo come agire. Ecco, in questo caso, se devo prenotare un albergo a New York, vado a vedere l'albergo dove si trova. Attraverso Maps possiamo andare a vedere la location, vedere in quale contesto si trova. Poi magari digitando alcune parole chiavi, aggressione, violenza e cos'altro. Comparire articoli di giornale dei luoghi dove abbiamo intenzione di andare a soggiornare. Ecco, in quel caso lì ci prepariamo e capiamo un attimo se l'area di nostro interesse è un'area a rischio oppure no. Quindi ecco, oggi con la tecnologia riusciamo ovviamente a fare anche questo. È un consiglio che io do molto molto importante. Oggi i nuovi dispositivi, i nuovi cellulari ci consentono di trovare il soggetto, l'utilizzatore del cellulare, anche se si trova offline. Quindi attivare la geolocalizzazione del proprio cellulare a volte risulta essere davvero molto molto importante, soprattutto nella ricerca della persona, perché i nuovi dispositivi, e poi sulla slide farò anche vedere, ad esempio l'iPhone, trova il mio iPhone, rete dov'è, la rete di dov'è ti consente di individuare la posizione di un iPhone anche quando è offline. Ecco, questi sono i consigli che mi sento di dover dare, ma soprattutto un'altra ultima cosa ma forse la più importante, perché poi l'abbiamo sempre riscontrato come atto finale di un femminicidio, mai, mai accettare l'ultimo appuntamento. Ma ti devo parlare, ma ti devo riconsegnare le tue cose, io voglio vederti per l'ultima volta. Quando ci si è lasciati, ci si è separati, anche in malo modo, c'è sempre questa ultima volta. Ecco. Io dico sempre mai accettare questo invito e se lo si fa andate con amici, parenti, mai da sole, perché potrebbe davvero essere un ultimo appuntamento. E questo purtroppo lo abbiamo riscontrato leggendo un po' i messaggi dei cellulari delle vittime, appunto l'ultimo appuntamento. Io purtroppo ne ho avuto anche un'esperienza è stato appunto quando le ha portato l'uovo di Pasqua, il giorno di Pasqua, poi l'ha ammazzata. Ecco, questo bisogna completamente tenerlo presente nelle situazioni di separazione, di che ci siamo lasciati, ma mai accettare un ultimo appuntamento. E se lo si accetta perché si ha la necessità di avere indietro alcuni effetti personali, lo si deve fare con la presenza di altre persone, ecco, mai da sole. Questo me lo sento proprio con il cuore, di dirvelo con il cuore. Al termine di questo, volevo dire che esiste un segnale convenzionale per segnalare che si è vittima di violenza. È un segnale internazionale.
che vi faccio vedere adesso nelle slide, quando ci troveremo o ci troviamo di fronte a una situazione del genere, sappiamo che quella persona che fa quel gesto, quel segnale, le quattro dita, il dito pollice all'interno della palma della mano e la chiusura delle quattro dita su di esso, vuol dire che quella persona è sottoposta a violenza. Ecco, dobbiamo capirlo, comprenderlo e segnalarlo subito alle autorità perché possano intervenire e quindi possano evitare ovviamente il peggio. Oltre che io non mi sento di fare gli auguri alle donne, mi sento di fare gli auguri a tutti noi, alle donne, agli uomini, e soprattutto perché ogni violenza, di qualsiasi genere sia, di genere, della violenza delle donne, ma soprattutto anche la violenza che la guerra in questi giorni ci sta dimostrando, possa davvero terminare e ci possa camminare in pace e sereni. Con questo augurio vi ringrazio per l'attenzione, ovviamente. Buonasera, io sono Raffaella Casagrande, sono una psicologa clinica, psicoterapeuta. Oggi è una giornata appunto particolare che, diciamo, magari oggi come oggi un po' ha perso il suo significato originario, nel senso che oggi è un po' una giornata in cui magari le donne vanno a festeggiare. Per qualcuno magari è l'unica serata di libertà che viene concessa da un partner. Ma di mio invece, ecco, augurerei a tutte le donne di riuscire, come dire, a divenire consapevoli del loro valore. Questo è il mio augurio, che questa giornata sia una giornata in cui si comincia un percorso di consapevolezza del proprio valore, ahimè, molte volte annientato e annichilito all'interno di rapporti cosiddetti tossici. Possiamo definirlo tossico quando ci provoca una sofferenza, quando ci fa stare male, no? Ahimè, purtroppo intorno all'amore girano anche molti falsi miti, no? Nel senso che se la persona con cui stai non è gelosa vuol dire che non ti ama, l'amore non è bello se non è litigarello e tutta una serie, no? Di miti che in realtà hanno permesso che si incistassero delle forme, no? Di percezione dell'amore come di un qualcosa che in qualche modo deve dare anche sofferenza, se no non è amore. In realtà, l'amore è una forma di reciproco rispetto, di reciproca considerazione, di prendersi cura dell'altro così come l'altro si prende cura di me, di esserci nel momento del bisogno, ma reciprocamente, no? E nulla ha a che vedere quindi con un rapporto all'interno del quale io soffro. Soffro per qualsiasi motivo, cioè soffro sia a livello psichico che posso arrivare a soffrire anche a livello fisico. E quindi quando un amore ci dà sofferenza, siamo all'interno di un amore cosiddetto tossico, malato, disfunzionale. Poi le etichette che usiamo possono essere le più svariate. Si vive all'interno, no, di una coppia che affronta la quotidianità, quindi non vuol dire che non ci possano essere momenti difficili, non vuol dire, no, che ci possono essere dei confronti, no, tra due punti di vista diversi, non vuol dire che non ci siano dei problemi da affrontare, quindi non cadiamo nell'errore opposto di pensare che l'amore deve essere solo tutto rose e fiori, ma un conto è affrontare un problema insieme e trovare nell'altro un sostegno. Un conto è magari invece affrontare nella quotidianità costantemente, anche se si è in coppia, tutta una serie di difficoltà esclusivamente sentendosi più soli di quando si è da soli. Come ci si accorge o come si accorge lei di essere all'interno di una relazione tossica? Perché il problema, come ha detto lei, che quando una coppia si mette insieme si presuppone che si sia innamorata, no? Allora noi sappiamo che quando il dio dell'amore, Cupido, no? Lancia la sua freccia, va a colpire e crea una breccia, diciamo, nell'integrità di questa persona. Quindi quando siamo innamorate, parlo al femminile visto che è la festa della donna,
quando siamo innamorate in qualche modo perdiamo, come dire, le nostre capacità razionali, le nostre capacità anche di ragionamento. Quindi qualsiasi donna di qualsiasi livello culturale e sociale può cadere vittima di un amore tossico, perché non c'entra niente con, come dire, con l'intelligenza e con le competenze cognitive. Cupido lancia la freccia, io mi innamoro perdutamente di questa persona, per cui perdo le mie facoltà, anche se una voce, nel senso che molte volte la ragione prova a dirti guarda che questa persona non è poi come pensi o come credi, guarda stai attenta, oppure sono le voci delle amiche o di qualche familiare, il cuore è, come dire, è partito, è stato colpito e quindi si continua in questa relazione perché ci si crede, perché si è innamorate. Quindi questo è il primo punto di partenza, dove cioè alla donna, anche se vengono fatte delle osservazioni da amiche, da esterni, queste hanno poco valore. Finché nessuno di noi, no, non prende consapevolezza di dov'è, è molto difficile che possa fare i passi necessari per decidere che direzione prendere. Quindi è importante forse magari oggi delineare alcuni aspetti dell'amore tossico, del comportamento, diciamo, di un partner tossico o maltrattante, che dir si voglia, e della donna in qualche modo che subisce, naturalmente premettendo che ci può essere anche il rapporto inverso, cioè la donna maltrattante e l'uomo che subisce. Ecco, questo lo premetto, ma oggi parlerei più al femminile. Potremmo partire anche banalmente da questa giornata, no? In cui molte donne si danno appuntamento e la sera escono per andare in un locale piuttosto che a mangiare la pizza e quant'altro. Ecco, per molte donne che vivono rapporti di coppia è l'unica serata in cui il partner le concede l'uscita. Quindi, tra virgolette, loro la vivono come una libertà, quindi sono libera di uscire, ma in realtà è una concessione e molto limitata. Quindi da un lato abbiamo delle donne che per una serie di loro caratteristiche sono predisposte a entrare in questo tipo di rapporti. Non tutte sono uguali, ma è molto difficile delineare un identikit, diciamo, generale che vada bene per tutte, ma di base possiamo trovare innanzitutto persone, donne molto disponibili, molto generose, molto buone, nel senso che nella loro vita danno agli altri più di quanto ricevono, cioè sono predisposte, come dire, a questo rapporto, no, con l'altro, di dare più che di ricevere. E altre volte si tratta anche di donne che sono estremamente insicure, che in qualche modo ricercano nel partner il completamento di un qualcosa che loro sentono di non avere. Quindi l'idea di perdere questo partner, qualunque sia il suo comportamento, le manda in crisi. Per cui anche se le amiche possono dirgli lascialo perché lui non si comporta bene, eccetera, per loro è impensabile una vita senza questa persona a fianco, minimizzando tutti quei comportamenti che questa persona attua nei loro confronti e che in qualche modo le relegano a una vita estremamente pesante e dolorosa. Perché forse una cosa che va premessa, o andava premessa a tutto questo discorso, è che in queste coppie di amore non c'è nemmeno l'ombra. Quest'uomo che può scrivere messaggi bellissimi all'inizio, che può essere un grandissimo corteggiatore, in realtà dell'amore sa ben poco. Ciò di cui è innamorato è il potere ed è il controllo, che lui quindi cerca di esercitare all'interno della coppia. E naturalmente per esercitarlo ha bisogno di una donna che glielo permetta e che ritenga di aver bisogno di qualcuno che in qualche modo controlli e programmi la sua vita e che accetta questo. Da un punto di vista professionale mio, io raccolgo molte storie, no, di queste donne che poi arrivano finalmente a chiedere un aiuto e hanno dei punti in comune che loro appunto non riescono a vedere come tali. Per esempio,
il partner che le subissa di telefonate quando non sono insieme, che anche quando vengono in terapia, a me capita moltissime volte che il nostro colloquio terapeutico sia interrotto dal suono del cellulare, è lui che no, vuole salutarmi, vuole sapere se è dimenticato, e che scambiano, quando appunto non arrivano perché chiedono aiuto veramente perché si sono rese conto della tossicità della relazione, scambiano queste telefonate, queste incursioni improvvise anche nel luogo di lavoro come delle forme di attenzione. O quasi, no, lui mi ama così tanto che non può stare senza di me. Senza rendersi conto invece che tradotte da chi è fuori si chiamano forme di controllo. Nel senso che questa persona, il partner, quindi ha così bisogno di controllare l'altro e di dominarlo che da un lato gli consente delle cose, ma dall'altro deve sempre esserci. E capita per esempio che io vado a mangiare fuori con la mia amica e lui casualmente va a mangiare fuori con i suoi amici e arriva nello stesso ristorante. Ah, non mi ricordavo che anche tu andavi qua, no? E così intanto, quindi la serata sola con l'amica non si va più, per esempio. Questo è, sono come dire, dei segnali, le critiche costanti che un partner fa alla propria compagna sul modo di vestire, sul modo di atteggiarsi, sul suo lavoro. Molte volte svaluta tantissimo qualora, soprattutto la compagna, stia per esempio per far carriera o possa raggiungere delle posizioni lavorative superiori alle sue, lui parte completamente all'attacco. È una persona che molte volte si arrabbia facilmente quando viene contrariato, non accetta assolutamente, non si dà nessuna colpa, una persona che non chiede di solito mai scusa, non dice mai grazie, è quasi tutto scontato e soprattutto anche di fronte all'evidenza lui riesce a girare le carte in tavola e a far sentire la compagna, la donna, come la responsabile, qualsiasi cosa accada. Allora, questi aspetti naturalmente si reiterano nel tempo e la cosa importante sarebbe, uno, che la donna a un certo punto non ce la facesse più e si rendesse conto, cioè la sofferenza comincia a diventare invadente e invasiva e quindi chiede aiuto. Perché tante volte, ma chiede un aiuto specialistico, perché tante volte anche le persone vicine non sono in grado di dare l'aiuto adeguato. Perché ricordiamoci anche che questi uomini molte volte hanno un'immagine esterna e pubblica intonsa. Sono dei mariti perfetti, sono dei compagni perfetti e quindi anche a livello di amicizie. Molte volte la donna che si confida può finire per non essere creduta o per essere una che enfatizza e ingigantisce certe questioni. E questa è una possibilità. L'altra possibilità, che è ancora peggiore, è quando la donna si confida, per esempio, con i genitori o con i familiari e viene in qualche modo non creduta. E anzi, viene vista come la colpevole. E colei che semmai istiga il compagno a comportarsi in un certo modo. Quindi viene invitata invece che a fare qualcosa per salvarsi, a portare pazienza, a imparare a comportarsi meglio e a non, per esempio, irritarlo con i suoi modi. E quindi capiamo che si aprono due scenari che non aiutano la donna in nessun modo. Da un lato non viene creduta, perché il partner ha questa immagine perfetta esteriore e dall'altro non viene creduta dai suoi stessi familiari che anzi le imputano la responsabilità di quello che succede, perché molte volte queste donne nascono in contesti familiari in cui questo abuso, questo maltrattamento psicologico e o fisico a seconda lo hanno già subito. E quindi, come dire, da un lato vengono denigrate dal marito, dall'altro si sentono una madre che gli dice: ma ha ragione tuo marito se ti ha tradito, perché guarda come ti vesti, guarda quanto sei sciatta, guarda quanto sei trascurata. E quindi hanno un'ulteriore ferita poi da curare. Quindi non è facile. Per quello dico, andare da un professionista esterno, le aiuta un po' a vedere le cose da una giusta distanza, senza riattivare vecchie dinamiche, perché non
di solito nelle storie di queste donne, insomma, i maltrattamenti cominciano ben prima. Le forme di maltrattamento sono molteplici, alcune sono molto subdole, quelle psicologiche, quelle morali, che sono anche vengono difficilmente colte dalla vittima. Molte volte è qualcuno esterno che magari è presente e magari dice: ma scusa, ma tu permetti che lui ti dica questo? E allora magari la persona può un attimo farci caso, ma il più delle volte vedremo che giustifica, minimizza e va avanti. Ci sono poi maltrattamenti fisici. Allora, alcune volte ci può essere un'escalation dove si inizia con forme molto lievi, no? Se si può dire lieve, passo il termine, scusi, ma di maltrattamento, dalla discussione con la spinta sulla spalla, l'alzata di voce, il pugno sul tavolo, non lo so, a forme che poi possono subire appunto un'escalation e arrivare a vere e proprie maltrattamenti fisici fino alle perdite di controllo, tali per cui si passa, come dire, a veri, quelli che vengono chiamati femminicidi, poi, di cui ahimè le cronache sono ancora oggi molto piene. Il problema che si nota, lo vedo anche nella mia pratica clinica, è che queste forme di maltrattamento, ahimè, esistono nelle coppie di lunga data, esistono nelle coppie adulte, diciamo così, ma ci sono anche nelle coppie di adolescenti, cioè dinamiche in cui ragazzine subiscono delle forme di maltrattamento psicologico, cioè cominciano molto presto, perché sappiamo che intorno ai 15-16 anni la struttura di personalità in qualche modo è segnata, e quindi, ahimè, anche il fenomeno, per esempio, di questa diffusione di uso e abuso di sostanze, siano esse l'alcol o appunto le sostanze stupefacenti, per esempio, hanno portato a un aumento di questo tipo di maltrattamenti all'interno delle coppie, perché la sostanza di per sé crea, come dire, abbassa, no, il controllo degli impulsi, e quindi aumenta questo discontrollo, per cui già in personalità tendenzialmente, come dire, poco tolleranti alla frustrazione, tendenzialmente impulsive, l'uso e l'abuso di sostanze, che viene ormai considerato quasi normale già nella minore età, slatentizza, mi viene il termine più semplice, slatentizza questi comportamenti, che delle volte sotto, per esempio, uso di sostanze possono poi andare oltre oltre il controllo che si può avere, che si deve avere degli impulsi, no? Nel senso che quando sono sotto uso di sostanze non ho assolutamente più il controllo delle mie facoltà. Ecco perché non si può guidare, no? Quando si è bevuto e si sono usate sostanze, non si possono fare una serie di cose, proprio perché si sa che il nostro sistema nervoso centrale non è più in grado di controllarci. E quindi, per esempio, io alle donne direi: quando il vostro partner è oggettivamente, no, sotto sostanze di qualsiasi tipo, ubriaco, eccetera, non intavolate discorsi, non fatelo ragionare, non mettetevi in quel momento a discutere, perché non sappiamo quale può essere l'esito di questa discussione. Semmai ha un senso discutere con queste persone, questa è l'altra parte del discorso. La famiglia è naturalmente la prima base, quindi di sicuro io come professionista e come madre la prima responsabilità me l'assumo rispetto al compito educativo verso un figlio, per cui di sicuro c'è, come dire, una mancanza totale molte volte di trasmissione di valori da parte della famiglia ai figli. Cioè, come genitori ci si concentra di più a soddisfare i bisogni materiali dei figli, per cui abbiamo figli vestiti, super firmati, abbiamo figli a cui non manca nulla e a cui non facciamo mancare nulla, come se fosse un, no, chissà quale peccato mortale dare una frustrazione a un figlio, ma si è completamente dimentichi di trasmettere dei valori. E questa assenza di valori poi naturalmente a cascata diventa quella che si osserva nella società,
quella che ci mostrano i media, le TV, quello che osserviamo intorno a noi, per cui, come dire, mancano proprio da un lato di modelli, quindi sani, e da un lato appunto di una struttura interiore. Sono ragazzi che non hanno dentro di sé nulla a cui andare, no? A appoggiarsi per avere una relazione. Quindi hanno queste relazioni senza neanche ben capire cosa vuol dire, no? Stare con l'altro. È un modo per passare il tempo. E questa è una domanda impegnativa perché, vabbè, premettendo che ogni percorso è diverso, perché ogni persona ha una storia diversa, bisogna sempre capire a che punto del percorso loro arrivano. Cioè, vi faccio un esempio. Mi arrivano donne che sono palesemente all'interno di rapporti tossici, usando questo termine, che vengono da me perché stanno male. Allora, premettiamo. La tossicità di un rapporto a lungo andare crea nella donna uno stato di sofferenza mentale, fisica. È come se una donna piano piano si svuotasse all'interno di questo rapporto. Tanto lui si gonfia, tanto la donna si svuota. Rimane lì, abbiamo capito, per una serie di dinamiche che poi vanno valutate di caso in caso, rischiando oggettivamente anche la morte, nel senso, ma non tanto la morte fisica che avviene in quei casi in cui abbiamo detto, ma una morte psicologica. Sono donne che sopravvivono, col minimo di energia che hanno. Quindi quando arrivano, che però non sono consapevoli ancora della tossicità del rapporto, molte volte vengono in terapia perché vogliono dimostrare al partner che loro sono normali, che loro non hanno problemi e che una professionista gli ha certificato che loro non hanno nessun problema. Quindi non vengono per loro. Ancora in questo atto loro non stanno compiendo un atto per se stesse, ma stanno compiendo un atto per convincere il partner. Quindi non ha nessuna valenza terapeutica. Infatti di solito queste donne vengono a pochi incontri, se non addirittura uno, e poi non le vedi più. Perché una cosa che io dico sempre a queste donne, se decide quando la sofferenza è tale che vi spinge a chiamare qualcuno e ad andare a fare un percorso, questo è solo vostro, non ditelo a nessuno. È la vostra ora vera e propria di libertà e di amore che voi cominciate a dare a voi stesse, perché il problema di queste donne è che danno amore agli altri, ma non lo danno a se stesse. Perché una cosa importante, allora, il percorso ha la durata che deve avere, poi bisogna capire dove si inserisce, per esempio se si inserisce in una domanda di separazione già attuata e quindi già con un procedimento legale in corso, se invece siamo all'interno di una coppia in cui ancora non si è parlato di separazione, ma quello che voglio dire è che comunque in queste coppie con un partner che funziona in questo modo, neanche perdere tempo con la terapia di coppia. Cioè, qua è solo prendere consapevolezza di capire se si vuole vivere o se si vuole solo sopravvivere. E quindi alla donna poi spetta la decisione. Però io dico sempre, quando una decide, deve farlo per se stessa, non deve dire niente a nessuno, perché il partner userebbe questa indicazione contro di lei, quindi facendo passare che è matta perché va dalla psicologa. O comunque svaluterebbe questa esperienza, denigrerebbe il professionista, farebbe in modo, perché sente che e ha paura di perdere il controllo e il potere, di rendere inefficace la terapia. Quindi alle donne dico, la fuga si prepara in silenzio, la salvezza va preparata, come dire, nascondendo le armi strategiche, non le armi strategiche sotto i vestiti, cioè va preparata nella intimità, perché altrimenti se noi diciamo al carceriere, ah guarda che mi sto preparando per fuggire, fuggirò, il carceriere parte come dire, al contrattacco e o aumenta i sistemi di controllo per cui non ti fa ancora, cioè accerchia la donna con ancora maggiori delimitazioni,
Quindi questo. Oppure, altra cosa che può fare in controffensiva, il carceriere potrebbe recitare per un periodo la parte del marito contrito, del marito quindi che si scusa e che recita la parte del marito modello, ma è solo fumo negli occhi. È una delle tante illusioni, perché di solito in queste coppie assistiamo proprio a delle periodi ciclici, no? In cui si raggiunge l'apice del maltrattamento, poi lui si scusa, prende i fiori, non lo farò più, lei lo perdona, poi si va avanti, poi si ricomincia. Quindi lui potrebbe, allora, io quando devo scappare, non avviso naturalmente nessuno, soprattutto chi è il mio carceriere, che voglio scappare, scappo e basta, mi preparo, mi alleno, come dire, preparo i muscoli psichici, dico io, per la fuga. E poi agisco per la prima volta per me stessa. Il problema di queste donne è che hanno un grande timore, cioè non sono consapevoli del loro valore, assolutamente, perché anni di rapporto con questo tipo di maschile ha annientato la loro autostima, ha annientato qualsiasi sicurezza che già era precaria avessero in se stesse. E quindi loro stavano lì nel rapporto ad elemosinare briciole d'amore. Quindi poi scambiando queste briciole per chissà quale dimostrazione di amore e accontentandosi, ma col rischio, come la famosa favola della piccola fiammiferaia, di morire assiderate prima o dopo. Quindi di riuscire a chiedere un aiuto per sé è alzarmi da quel marciapiede dove attendo l'elemosina dei passanti, in questo caso, dove attendo le briciole di attenzione e di considerazioni di un marito che non me le darà mai, perché anche se me le dà poi pago il prezzo dopo. E fare un atto d'amore per se stesse. E ci vuole tempo, naturalmente, perché anni di vessazioni psicologiche o di umiliazioni hanno sotterrato i tesori di queste donne. Quindi c'è un lavoro pian piano, no? Di far venire alla luce quello che c'è, perché ognuno di noi ha un valore incommensurabile e unico. Il problema è divenirne consapevoli. E questo è un po' il senso della psicoterapia, per quanto mi riguarda. Qua mi tocca lasciare aperti tutti i finali possibili e immaginabili, nel senso che un po' io faccio sempre questo esempio alle mie pazienti: la vita è un po' come andare a scuola, no? E quindi non siamo noi che decidiamo quando facciamo una verifica se l'abbiamo fatta bene o male, no? C'è qualcuno che decide per noi. Allora, io dico, non so chi ci sia che decide per noi, ma allora, se abbiamo veramente compreso in maniera quasi dissezionando chirurgicamente la nostra relazione, tutti i meccanismi, è facile che non ricadiamo, okay? Nel senso che abbiamo capito. Alcune volte però si scappa via con molta velocità, senza darsi il tempo di sedimentare, di metabolizzare la lezione, e quindi lì è facile che, come dire, se ne va Giorgio, arriva Francesco, se ne va Francesco, arriva Antonio, cambiano i nomi, ma le modalità magari di maltrattamento non sono uguali, ma sono sempre personalità maltrattanti. Se invece io mi do il tempo, quello che mi serve per guarire veramente le ferite che ho subito e per metabolizzare, appunto, come dicevo, avere vera consapevolezza di quello che è successo, per quel che riguarda me, perché naturalmente la donna ha comunque la sua responsabilità nell'aver mantenuto in atto certi meccanismi, anche solo per tutto questo tempo, aver accettato questo tipo di relazioni, per capire come funziona lui, perché a lui non dobbiamo fare la terapia, lui se vuole se la fa. Ma a me serve capire come funziona, capire che se uno mi chiama 30 volte al giorno non è amore, è controllo. Che se uno mi dice: ah, puoi fare tutto quello che vuoi, ma però non puoi fare questo o quello, bastano solo due però, già ci stiamo dando un limite, già mi stai mettendo un limite alla mia libertà di autodeterminazione. Quindi allora è più facile che se io comprendo e mi do il tempo di capire, magari le prossime relazioni siano più serene. Poi sa cosa succede? Quando una soffre tanto, rimane, come si dice, scottata e ha paura anche dell'acqua fredda, per cui molte volte ciò che frena è proprio la paura, anche davanti magari a uomini che sono fantastici, che sono in gamba e che sono veramente persone che le amerebbero come meritano. Per cui non è semplice. Diciamo che potremmo quasi definire, adesso faccio la clinica,
che le donne che escono da questi rapporti maltrattanti sono, cioè, vivono uno stato di stress post-traumatico, ecco, e quindi devono veramente venire aiutate a superare le paure che rimangono. Io saluto tutti, perché se stiamo bene tutti, stiamo bene tutti, uomini e donne. Se posso dare un'indicazione, mentre parlavo mi venivano in mente dei libri che per me sono stati una Bibbia, che così io lascio qui e dico alle donne che se hanno voglia di leggerli sono sempre molto interessanti. Uno è Donne che corrono coi lupi, di Clarissa Pinkola Estés. Uno è Donne che amano troppo. E un altro invece è più recente, però proprio per capire questi meccanismi delle donne che subiscono e per capire quali meccanismi li abitano, è un libro scritto qualche anno fa ormai da Serena Dandini, proprio in occasione forse o della giornata contro la violenza sulle donne dell'8 marzo, Ferite a morte, dove ogni capitolo è dedicato a una donna che è stata uccisa, quindi sono casi di cronaca vera, e in cui sentiamo parlare la vittima. E la vittima ormai morta che ci racconta la sua storia, ed è incredibile vedere come alcune, anche da morte, continuano a pensare che lui le amasse. E quindi, ecco, se posso lasciare questi suggerimenti di lettura.